Sarà perché ho iniziato a scrivere delle cartoline o delle lettere fin da bambino, la mia generazione è quella, ora ci si scambia messaggi, ma ai miei tempi si scrivevano le lettere o le cartoline, insomma. E io ho iniziato a scrivere cartoline fin da piccolo e provo sempre un sentimento davvero speciale. Anche solo nel ricordare quei momenti in cui stavo scrivendo, ma in particolare ricevendo le cartoline o le lettere. Ho letto recentemente un'espressione di un amico che mi scriveva e dice, quasi vergognandosi, ricordo di tenere sempre vicino al petto ciò che ricevevo per posta. Tenerle vicino al petto prima di leggerle. E a suo tempo si teneva una corrispondenza tra persone ed era una corrispondenza importante, una corrispondenza che poi abbiamo magari forse dimenticato in una parte segreta della nostra memoria. Per molto tempo ho tenuto una corrispondenza con una cara amica che oggi non c'è più, e ho ancora ogni singola lettera che ci siamo scritti, che lei ha scritto a me, soprattutto che altro perché le mie probabilmente sono a casa sua. E quando le prendo in mano, estrapolando quella scatola che le contiene, ho sempre delle emozioni molto, molto, molto forti, delle belle emozioni. Continuo a leggere e a odorare quelle lettere, di cui probabilmente conosco ogni singola parola e ne conosco bene anche l'odore, l'odore che ancora emanano. Penso di avere moltissime lettere anche per una questione di ricerca storica, perché ho avuto la tendenza in questi ultimi anni a raccogliere lettere di vari momenti storici, dall'Ottocento, per esempio in momenti dell'esplorazione, quindi lettere di geografi e di esploratori, alla Grande Guerra, per esempio, alla Resistenza, anche se meno, perché i tempi sono un po' più vicini a noi, soprattutto alla Grande Guerra in questi ultimi tempi. E dalle lettere, è facile capire ed entrare nella personalità di chi l'ha scritta, anche se sono delle brevi frasi. Certe lettere sono piene, dense di storie, di momenti interrotti che andrebbero quasi riscoperti, quasi rivissuti. C'è un livello di introspezione sempre molto alto nelle lettere, e si legge in un certo senso, oltre che la lettera e le parole, anche l'anima di chi l'ha scritta. In certi casi è qualcosa di incredibile.